pensionati italiani ipertartassati a parità di reddito pagano più tasse dei lavoratori italiani e rispetto ai loro colleghi europei hanno un trattamento fiscale molto peggiore. Non solo, ma secondo le stime di Confesercenti, per via dei meccanismi di adeguamento dell'importo degli assegni pensionistici al costo della vita, dal 2008 un pensionato italiano ha perso più di 1.400 euro di potere d'acquisto, ben oltre 200 euro l'anno. Il pensionato subisce un maggior prelievo fiscale rispetto al lavoratore dipendente e l'extra imposta cresce paradossalmente al diminuire della pensione. 72 euro per una pensione pari a circa 1.500 euro infatti e 131 rispetto alle pensioni di importo inferiore. Nel resto d'Europa non è così, anzi avviene il contrario e comunque in tutti i paesi a parità di reddito un pensionato paga in misura inferiore al lavoratore dipendente, precisa la Confesercenti. Ugualmente impietoso sul confronto tra pensionati europei. Su una pensione di circa 750 euro mensili, un italiano paga in tasse quasi il 10% dell'assegno previdenziale, mentre i suoi colleghi di Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna nulla. Se il trattamento previdenziale attorno ai 1.500 euro al mese, il pensionato italiano è soggetto ad un prelievo doppio rispetto a quello spagnolo, triplo rispetto a quello inglese, quadruplo rispetto a quello francese e 100 volte superiore di quello tedesco. Per ovviare a questa situazione penalizzante, come primo passo si chiede da più parti di applicare immediatamente il famoso bonus fiscale da 80 euro mensili di Renzi anche ai pensionati.